Siamo al punto di non ritorno, lo siamo ufficialmente. La generazione dominatrice degli ultimi anni deve per forza fare spazio alle giovani e promettenti nuove leve. Per questo, tra i nomi che sparerò qui, oggi, ora, adesso e mai più, per il premio di MVP della prossima stagione non aspettatevi di sentire i grandi classici LeBron, Steph, Durant, Harden, Giannis, Davis, quei nomi lì insomma. Secondo me, in questa stagione sono quattro i giocatori che ci stanno preparando più di chiunque altro a fare il salto di qualità definitivo. Quello da portarti al livello dei sopracitati, per capirci. Darò nomi, cognomi e percentuali, il resto ditelo voi nei commenti a questo video. Nome numero 1. Luka Doncic. Il favorito a detta di quasi tutti. Perché? Punto primo, è un fenomeno. È già ampiamente a livello di top 10 come impatto, come status, uomo copertina di NBA 2K22 per capirci, e come statistiche. Qualcuno potrebbe obiettare dicendo che i Mavs faranno la solita stagione da metà seed playoff. Io dico che è proprio quello il motivo per cui Luka è il favorito. Punto 2, per l'appunto, la palla ce l'ha sempre solo lui. Statistiche ne metterà a bizzeffe. La NBA lo ha battezzato come faccia del suo futuro. Direi che tutto combacia a meraviglia per portare la statuetta verso la Slovenia. Nome numero 2. Donovan Mitchell. Parto dicendo che Spida è il vero erede della Mamba Mentality nella NBA di oggi, secondo me. Da quando è entrato nella Lega è migliorato ogni anno e non escludo, anzi, sono praticamente certo che nella prossima stagione farà un ulteriore salto di qualità. Il vero punto contestabile a questa candidatura è la squadra in cui gioca. Una squadra che fa proprio del gioco di squadra il cavallo di battaglia, senza un go-to-guy preciso e con tanto giro palla. Secondo me, le news di off-season su una potenziale partenza di Ingles e Bogdanovic, in aggiunta ad alcune dichiarazioni collaterali dello stesso Mitchell, mi fanno pensare che l'anno prossimo Spida possa definitivamente avere le chiavi della squadra in mano e nonostante Conley ed il suo rinnovo possa addirittura fungere da playmaker o comunque da portatore di palla per lunghi tratti di partita. Gioca in una squadra che nel complesso può garantirgli un record da top 4 ad ovest ed in aggiunta a ottime statistiche può giocarsela. Nome numero 3. Jason Tatum. Per Tatum parte la vera stagione della consacrazione. Si è ingrossato parecchio fisicamente perché da quest'anno il suo ruolo sarà la power forward. Sì signori, Tatum giocherà alla grande con molta probabilità per la maggior parte del tempo. La sua situazione è molto simile a quella di Luka Doncic se ci pensiamo. Non ci si aspetta che Boston possa stare tra le top 4 ad est, ma sicuramente ci si aspetta un grandissimo impatto statistico. A differenza di Doncic, lui però ha dei compagni di squadra capaci di mettere punti e che potenzialmente gli ruberanno parecchi possessi e tiri, vero Schröder? Ma d'altro canto io penso che sia giunto il momento di sfruttarlo per quello che può dare. Mismatch fisici da numero 3 e campo allargato da numero 4. Un'arma offensivamente totale se aggiungesse un pizzichino di aggressività al suo elegante gioco. Nome numero 4. Trae Young. Sì ragazzi, so già che nei commenti mi direte ma come proprio tu, l'hater di Trae? Sì, hater in parte, ma sicuramente non cieco. Atlanta va avanti nel segno della continuità. Quello che ha fatto vedere Young negli ultimi playoff è stato eccellente, trascinatore, senza paura, di un gruppo di giocatori totalmente inesperto in ambito playoff. Sembrava, senza mezzi termini, lui il veterano. Anche per gli Hawks, però, la Eastern Conference si presenterà piena di ostacoli ed insidie. Solitamente è più complicato confermarsi dopo una run playoff così, piuttosto che sorprendere, vedasi i Miami Heat post-bolla. Per Young mi aspetto tanti punti e secondo me anche assist in doppia cifra. È una squadra costruita per lui, con atleti capaci di sfruttare i lob e giocatori intelligenti a corredo. Trae, sorprendimi. Come detto, i nomi di Lakers e Nets non li ho inseriti perché a mio parere si gestiranno. Non è loro intenzione spremersi in regular season e di conseguenza le statistiche potrebbero risentirne.
Non ho inserito Steph e Giannis perché, anche per Warriors e Bucks, l'idea è più quella di arrivare sani alla fine piuttosto che forzare in regular season. Su Booker non mi esprimo, ma tenetelo lì come possibile nome numero 5. Ora che ho sparato le mie, ditemi le vostre nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi al canale ed attivare la solita campanella per non perdervi i video targati NBA Revival Zone. Un saluto, il Franz.